Monte San Giacomo ieri sera si è insediato il nuovo Consiglio Comunale. Sala Consilina, già fruibile la rotonda Sant'Antonio, riqualificata l'intera area, l'assessore Giordano illustra le opere realizzate. Sala Consilina, al via i lavori sul liceo edificio di proprietà della provincia, il gruppo Salesi critica il progetto della provincia e chiede chiarimenti al sindaco. Sapri, domani la manifestazione pubblica per chiedere la modifica del tracciato dell'alta velocità, il comitato 1987 invita alla lotta. San Pietro Altanagro, entro il 13 novembre le domande per il contributo Tari e canone di locazione. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. Ieri sera a Monte San Giacomo c'è stato il consiglio di insediamento, il primo della nuova amministrazione d'Alto, che si è tenuto nel suggestivo Palazzo Marone. Vediamo i dettagli. Ieri sera a Monte San Giacomo il primo consiglio comunale della nuova amministrazione targata Angela D'Alto. Nella suggestiva cornice di Palazzo Marone il neoeletto primo cittadino ha giurato fedeltà alla Costituzione e ha indossato ufficialmente per la prima volta la fascia tricolore. La seduta di insediamento ha preso il via con l'esame delle condizioni di eleggibilità e poi D'Alto ha comunicato la composizione della giunta. Ha scelto come assessore suo vice Antonio Caporrino, al quale ha affidato anche le deleghe ai lavori pubblici, manutenzione, personale, edilizia e urbanistica. L'altro assessore è Aldo Manno, con deleghe a programmazione, bilancio, pubblica istruzione, turismo, spettacolo e contenzioso. Nell'ottica della valorizzazione della figura del consigliere comunale, il sindaco ha voluto conferire deleghe ad ogni membro della sua squadra. A Franz Nicodemo, sanità, servizi sociali e rapporti con i sangiacomesi all'estero. A Massimo Romano, sicurezza, viabilità, agricoltura, allevamento e protezione civile. Antonio Palmieri, biblioteca, digitalizzazione e ambiente. A Giacomo Caporrino, politiche giovanili e rapporti con le associazioni, a Maria Antonietta Lisa, sport e pari opportunità. È stata annunciata poi la costituzione del gruppo consigliare Monte San Giacomo Futura da parte dei consiglieri di maggioranza per dare continuità, hanno detto, al programma amministrativo e vede come capogruppo Aldo Manno. A rappresentare la minoranza nel nuovo consiglio comunale per la lista Monte San Giacomo nel cuore, continuità e condivisione sono entrati i consiglieri Raffaele Accetta, Gianluca Viciconte e Saverio Romano. Il civico consesso si è chiuso con la nomina della commissione elettorale comunale presieduta dal sindaco, con componenti effettivi Antonio Caporrino, Antonio Palmieri e Gianluca Viciconte e componenti supplenti Maria Antonietta Lisa, Massimo Romano e Saverio Romano. E ora ascoltiamo le parole della neoeletta sindaca di Monte San Giacomo, Angela D'Alto, ai microfoni di Rosa Romano. Una serata molto bella, sinceramente già tutta la campagna elettorale è stata molto emozionante, molto partecipata. Ovviamente la prima seduta di insediamento del Consiglio Comunale rappresenta un po' la prima tappa ufficiale di questa nuova amministrazione, di questo cammino, quindi è una serata importante anche sul piano del senso delle istituzioni, che io ho sempre avvertito molto forte. La partecipazione di tanta gente, anche questo è un segnale di grande affetto, di grande attenzione verso questa nuova amministrazione, che ovviamente ci riempie di orgoglio ma anche di grande senso di responsabilità. Io ho inteso per la prima volta attribuire delle deleghe che ai consiglieri, che non si sovrapponessero a quelle degli assessori, quindi sono delle deleghe esclusive, solo di loro competenza, e questo proprio perché io sono convinta che la figura del consigliere comunale debba essere valorizzata, sia importante proprio sul piano amministrativo. Naturalmente a ciascuno di loro è stata attribuita più di una delega in base alle loro attitudini, alle loro capacità e anche ai loro interessi. Mi aspetto, ma già si sta verificando perché siamo già al lavoro, da parte loro innanzitutto la passione, perché quello che è la cifra del nostro impegno e anche della nostra, è la nostra connotazione politica. Mi aspetto ovviamente che siano a disposizione di tutti i cittadini, di tutta la comunità, e che tutti insieme riusciamo a dare una piccola svolta sia in termini di partecipazione che di entusiasmo alla nostra comunità. Ovviamente io coordinerò questa squadra, ma ripeto, queste deleghe, i consiglieri hanno un valore anche simbolico, perché rappresentano la volontà forte di fare un lavoro di squadra. La comunità di Monte San Giacomo è una comunità
che merita di essere rappresentata nel miglior modo possibile. Io sento fortemente questo dovere, questa responsabilità, quindi farò in modo di essere all'altezza della fiducia dei concittadini, ma soprattutto voglio rappresentare tutta la comunità. Io stasera non a caso ho giurato sulla Costituzione italiana e non è diciamo semplicemente un atto dovuto o un fatto di prassi, è una cosa importante. Giurare sulla Costituzione vuol dire impegnarsi tutti i giorni per fare il bene dell'intera comunità, senza differenze, senza quindi io quello che posso augurare a questa comunità innanzitutto è quella di trovare anche una pacificazione sociale. Io in prima persona mi impegnerò affinché ciò avvenga. Sfiduciato il sindaco di Cicerale Gerardo Antelmo, 7 consiglieri comunali hanno protocollato le proprie dimissioni dalla carica, sciogliendo di fatto l'assise civica. Vediamo i dettagli. È giunta al capolinea in anticipo l'amministrazione civica di Cicerale, guidata dal sindaco Gerardo Antelmo, sfiduciato da 7 consiglieri comunali che stamane hanno protocollato le proprie dimissioni dalla carica, sciogliendo di fatto l'assise civica. In carica dalla primavera del 2019, Antelmo, raggiunto dalla notizia mentre si trova a Zurigo per impegni di lavoro, è stato dunque defenestrato dalle firme del vice sindaco Pietro Cafasso, dai consiglieri di maggioranza Giovanni Avenia, Nicola Rizzo e Daniele Verdevalle, unitamente agli esponenti dell'opposizione Rosanna Cammarota, Domenico Corrente e Domenico Tesoniero. Una decisione drastica che giunge poco prima dell'approvazione del nuovo PUC, inserito all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, di cui bisognava fissare solo la data di convocazione, atto atteso da tempo dalla locale comunità. Dopo le comunicazioni di rito, toccherà alla Prefettura di Salerno nominare un commissario prefettizio, deputato all'ordinaria amministrazione dell'ente civico fino a 9 elezioni, in programma nella primavera del 2022. È in fase di completamento la rotonda in località Sant'Antonio a Sala Consilina, con poche opere di assestamento da realizzare prima di renderla totalmente fruibile al traffico veicolare. Un'opera che ha portato ad un riammodernamento complessivo dell'area anche nella parte antistante la chiesa di Sant'Antonio. Pochi giorni ancora e l'area sarà consegnata, seppur già da qualche giorno, e pienamente fruibile ai veicoli, essendo rimaste solo poche opere di perfezionamento da realizzare e completare, come il livellamento nella parte antistante la chiesa per consentire un più agevole e veloce scorrimento del traffico e il completamento di un'area di sosta a pedoni davanti alla chiesa dove i fedeli potranno sostare. L'assessore ai lavori pubblici del comune di Sala Consilina, Luigi Giordano, ai nostri microfoni illustra le opere realizzate e parla anche della prossima attivazione delle telecamere di videosorveglianza posizionate sul tratto, che consentiranno anche di effettuare maggiori controlli in riferimento al rispetto del codice della strada. Intanto la rotonda, nonostante siano ancora in corso i lavori, fa registrare già i primi risultati positivi in termini di scorrevolezza del traffico. La segnaletica orizzontale e verticale, che sarà realizzata una volta smontato il cantiere, sarà di utile supporto ai fruitori dell'arteria. Ascoltiamo l'assessore Luigi Giordano. Questi lavori comprendono una vera e propria riqualificazione per dare maggiore sicurezza anche davanti al sagrato, con l'aiuto della curia. I fedeli potranno sostare in sicurezza davanti alla chiesa e non si troveranno immediatamente la carreggiata. Ci sarà un sagrato ampliato di circa 4 metri in più rispetto a come era prima, molto più fruibile, con soste per eventi purtroppo luttuosi e per eventi felici come i matrimoni. E abbiamo dato un nuovo look a questa zona di Sala Consilina. Adesso
dovremmo chiaramente curare la segnaletica sia verticale che orizzontale e a breve, nella settimana prossima, onde evitare anche problemi per le attività commerciali della zona, nelle nottate che vanno da lunedì a giovedì saranno risagomate le carreggiate, quindi tutto il tratto stradale, e sarà realizzato l'asfalto, il nuovo asfalto, e quindi potremmo vedere a completamento quest'opera. Dove adesso stiamo realizzando a Sant'Antonio la rotonda, avevamo pensato pure di regolamentare in sicurezza pure quella interconnessione che va verso via Spineto Palazzo, dove la frequentazione in grande misura di autocarri, camion, auto articolati che vengono dalle zone commerciali e produttive di quella zona molto spesso comportano gravi rischi, danni a balconate, problemi di traffico notevole e grande pericolosità per chi si mette dalla via Godelmo a via Spineto Palazzo. Lì è previsto una canalizzata che proprio ieri abbiamo verificato insieme al nuovo comandante dei Vigili Urbani, l'avvocato Mollo. Daremo corso a questi lavori che comprenderanno anche altri lavori, come per esempio l'asfalto a Cappuccini nella nuova palestra che è stata realizzata sotto il teatro Scarpetta. Quindi credo che stiamo portando a termine tutto ciò che era stato previsto da questa amministrazione, contemperando anche gli aspetti tecnici, legali, procedurali, potremmo dar corso a questi lavori che sono in grande parte ancora da realizzare, anche se finanziati. Per esempio dico che questa canalizzata viene momentaneamente fatta in modo serio, corretto e in sicurezza, però credo che fra un anno e mezzo, due anni avrà anche una modifica, perché lì è prevista anche lì una rotonda proprio per limitare il traffico, anche se lei, come vede, in questa zona, come all'uscita dell'autostrada, come davanti al distretto sanitario, sono state immesse delle telecamere che avranno la possibilità di controllare e verificare tutti coloro che, in dispregio del codice della strada, oltre a correre possono provocare danni alla collettività. Queste telecamere sono di ultima generazione, identificano le targhe, e quindi credo che i cittadini si dovranno sentire tutelati e nello stesso tempo dovranno preoccuparsi di evitare di fare colpi di testa. Nuove opere di messa in sicurezza di edifici scolastici a Sala Consilina, ma questa volta a cura della provincia di Salerno, proprietaria dell'edificio. A pochi giorni dall'inizio dei lavori del liceo classico, il gruppo Salesi critica in 10 punti il progetto realizzato dai tecnici della provincia di Salerno, proprietaria dell'immobile, ma chiedono chiarimenti sugli interventi al sindaco di Sala Consilina. Vediamo i dettagli. Ennesima nota stampa polemica da parte del gruppo di minoranza del comune di Sala Consilina, Salesi. Attraverso la lettera i consiglieri di opposizione si rivolgono in primis al sindaco di Sala Consilina e quindi al presidente della provincia di Salerno per criticare la progettazione delle opere che a breve saranno realizzate sull'edificio del liceo classico di Sala Consilina, ben sapendo, come si evince dalla stessa nota, che l'edificio in questione è di proprietà dell'ente provincia e come tale la realizzazione della progettazione per le opere da eseguire sullo stesso edificio è affidata ai tecnici della provincia di Salerno. Nonostante ciò, si rivolgono all'amministrazione comunale salese per chiedere chiarimenti. I lavori che dovrebbero iniziare nei primi giorni di novembre dovrebbero prevalentemente riguardare lavori di messa in sicurezza dell'edificio e di adeguamento antisismico. Dal gruppo Salesi arriva però una lunga nota in cui si fa le pulci al progetto, ritenendo inutili in taluni casi gli interventi, suggerendo la realizzazione di altri tipi di intervento anziché quelli previsti nel progetto, criticando il metodo di installazione dei pannelli fotovoltaici, anche se, come si evince dalla lettera, non è ben chiaro agli scriventi in che modo tali pannelli saranno installati, la mancata previsione nel progetto della realizzazione di cappotto e coibendazione, così come mancherebbero dal progetto anche l'installazione di sistemi di oscuramento degli infissi.
Il progetto, realizzato e curato dai tecnici della provincia, proprietaria dell'edificio e che ne curerà i lavori con i direttori scelti dallo stesso ente, è stato analizzato, rispulciato e criticato in più punti dal gruppo Salesi, sollevando 10 punti ritenuti critici dai consiglieri comunali di minoranza, chiedendo però espressamente chiarimenti al sindaco di Sala Consilina. Nonostante, come gli scriventi hanno evidenziato nella lettera, il progetto sia stato ritirato presso la provincia di Salerno, ente deputato alla sua realizzazione. Pensiamo, scrivono dal gruppo Salesi, che con una dotazione iniziale di circa 3,2 milioni di euro, seppur all'interno del quadro normativo dell'adeguamento sismico, qualcosa di meglio e più attuale si sarebbe potuto prevedere e si potrebbe ancora prevedere. Alla luce delle preoccupazioni espresse, continuano, invitiamo il sindaco a rispondere pubblicamente come condomino con proprietario dell'edificio in questione, quale rappresentante della cittadinanza, ovviamente coadiuvato dai suoi uffici, non essendo egli un tecnico. Presupponiamo che avrà sicuramente ponderato ogni aspetto della vicenda, continuano, visto che i lavori sono in via di partenza senza che ci risulti alcuna remora o dubbio espresso da parte sua al riguardo. Sversavano rifiuti speciali nei pressi di Foce Sele, nel tratto ricadente sul territorio comunale di Eboli. Due autisti sono stati denunciati dalla Polizia Municipale. Vediamo. Sversavano, utilizzando camion dei rifiuti speciali, materiale di risulta e scarto derivato da lavori di manutenzione stradale nei pressi di Foce Sele, nel tratto ricadente sul territorio comunale di Eboli, al confine con Capaccio Pestum. Due autisti, dipendenti di una ditta che si è aggiudicata quest'anno l'appalto pubblico per la manutenzione sulle strade ebolitane, sono stati scoperti e denunciati in stato di libertà dalla Polizia Municipale di Eboli, diretta dal tenente colonnello Sigismondo Lettieri. L'operazione si è svolta nel pomeriggio di mercoledì, quando gli agenti, che erano sul posto per verificare eventuali abusi edilizi, hanno poi sorpreso i due camionisti e hanno potuto verificare l'illecito sversamento e smaltimento dei rifiuti. Ulteriori indagini sono ora in corso per verificare eventuali responsabilità dell'impresa avente sede legale ad Eboli. I due camion utilizzati sono stati sottoposti a sequestro. Ora ci fermiamo per un po' di consigli per i vostri acquisti, a tra poco. Bentornati in studio, proseguiamo con il nostro telegiornale. A San Pietro al Tanagro ho pubblicato l'avviso per chiedere un contributo per il pagamento della Tari e del canone di locazione. C'è tempo fino al 13 novembre. Vediamo. Pubblicato a San Pietro al Tanagro l'avviso per le misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche rimaste insolute, in particolare la Tari. L'avviso è rivolto a persone e famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato o aggravato dall'emergenza Covid-19. C'è tempo fino al prossimo 13 novembre per presentare domanda. L'applicazione delle misure urgenti, fanno sapere dall'amministrazione comunale, è da considerarsi una tantum non ripetibile e nei limiti delle risorse disponibili complessive, che ammontano a circa 28.800 euro. Possono presentare richiesta per un contributo per il canone di locazione le famiglie con ISEE non superiore a 8.000 euro. Tra gli altri requisiti è prevista la residenza a San Pietro al Tanagro e una condizione di disagio che derivi ad esempio dalla cessazione dell'attività commerciale, dalla riduzione di fatturato, dalla perdita del lavoro dipendente o dalla riduzione dell'orario di lavoro. Per fare invece domanda di contributo per il sostegno al pagamento della Tari, le famiglie devono avere un ISEE non superiore a 12.000 euro. Il richiedente deve essere intestatario dell'utenza e non aver versato le rate 2020 nei tempi previsti dal Comune. Anche per la Tari valgono gli altri requisiti di condizioni di disagio economico e sociale previsti per il canone di locazione. Le risorse per il contributo Tari, precisano dal Comune, ammontano a 20.000 euro. E in caso di esito favorevole dell'istruttoria della domanda sarà riconosciuto un contributo pari al debito insoluto per il mancato versamento e comunque non superiore a 300 euro. Per tutta la documentazione necessaria è possibile consultare l'avviso sul sito del Comune di San Pietro al Tanagro. La domanda deve essere presentata entro il 13 novembre, compilando l'apposito modulo da inviare via mail o da consegnare all'ufficio protocollo dell'ente.
Come annunciato, scende in piazza il Comitato Civico 1987 per chiedere la modifica del tracciato dell'alta velocità affinché si preveda la fermata a Sapri. Domani a partire dalle 9 ritrovo in Villa Comunale per protestare contro le istituzioni nazionali e regionali. Una protesta a cui sono stati chiamati a partecipare anche i sindaci. Vediamo i dettagli. Continua la lotta del Comitato Civico 1987, ricostituitosi con l'obiettivo di portare avanti la battaglia di modifica del tracciato dell'alta velocità, come previsto al momento da RFI, ossia con collegamento con Praia e ipotesi di stazione intermedia nel Vallo di Diano, chiedendo di tralasciare la prima ipotesi per puntare sulla seconda, che prevederebbe invece l'arrivo e fermata a Sapri, cosa che peraltro già avviene regolarmente nel periodo estivo e di maggiore flusso turistico. Una ipotesi che metterebbe in dubbio la realizzazione della stazione nel Vallo di Diano. Per domani mattina è stata organizzata una manifestazione pubblica presso la Villa Comunale di Sapri con incontro a partire dalle ore 9, a cui si aggiungerà, a partire dalle ore 10, la protesta dei commercianti che abbasseranno le saracinesche delle loro attività. Per il Comitato, il futuro del territorio del Golfo di Policastro è messo sotto attacco da scelte assurde ed incomprensibili che tagliano fuori dall'alta velocità ferroviaria la gloriosa stazione di Sapri e con essa tutto il Basso Cilento e la linea Sapri-Maratea, riferendosi al tracciato Battipaglia-Praia. Nel manifesto in cui si invita all'adesione alla manifestazione, i membri del Comitato si dicono non più disposti a tollerare il silenzio del governo, della Regione Campania, di RFI e di tutti quei soggetti politici che sono complici e coprono una decisione scellerata. Non si ferma quindi la lotta del Comitato, sempre più agguerrito, al fine di ottenere la cancellazione delle decisioni assunte fin qui sulla nuova tratta di alta velocità alta capacità, puntando sull'alternativa 2 e proponendo l'idea di difficile realizzazione di due fermate dell'alta velocità nel raggio di pochi chilometri, ossia Atena Lucana e Sapri. Il Comitato infatti dichiara di battersi affinché RFI sostituisca l'ipotesi che ritengono illegittima della Battipaglia Praia con possibile realizzazione di una stazione nel Vallo di Diano con l'ipotesi Battipaglia, Vallo di Diano, Golfo di Policastro, Praia. Di fronte al disprezzo per le legittime e sacrosante richieste delle nostre popolazioni, si legge sul manifesto, si proclama la mobilitazione generale del Golfo di Policastro. Nel manifesto si chiede inoltre la partecipazione di sindaci, associazioni, scuole e cittadini per chiedere insieme la revoca di tutte le decisioni fin qui assunte. Appuntamento a Sant'Arsenio domenica prossima con una giornata formativa sui temi del primo soccorso e dell'educazione sanitaria con i volontari dell'associazione Avosa. Vediamo i dettagli. Una giornata formativa destinata a sensibilizzare i cittadini sui temi del primo soccorso e dell'educazione sanitaria in merito alle nuove emergenze sulle buone pratiche sanitarie è quanto previsto per domenica prossima 24 ottobre a Sant'Arsenio dalle 9 per iniziativa dei volontari dell'associazione Avosa ODV Servizi Sociosanitari di Sant'Arsenio in collaborazione con il Sodalis CSV Salerno. La giornata organizzata nell'ambito del progetto MAP 2020 si terrà in Piazza Europa a Sant'Arsenio all'interno del villaggio Informiamoci, una serie di attività informative e non solo rivolte alla popolazione. Al centro dell'appuntamento ci saranno le manovre salvavita e primo soccorso con istruttori BLSD dell'associazione 3H, una importante attività formativa rivolta ai volontari Avosa. Nel corso della giornata si parlerà inoltre di educazione sanitaria e di protocolli anti-Covid, del ruolo e delle attività della protezione civile con i volontari dell'associazione Avosa e quelli della GOPI AMPAS. Ci sarà anche uno stand dedicato alla prevenzione dove si potrà effettuare gratuitamente il controllo dei parametri vitali. Sarà ad esempio possibile misurare la pressione e saturazione, la frequenza cardiaca e la glicemia, uno stand gestito dagli infermieri dell'associazione. Infine è prevista la consegna gratuita ai partecipanti di presidi di protezione quali mascherine e visiere. Una importante giornata formativa, dunque, informativa e dedicata alla prevenzione, domenica prossima in Piazza Europa a Sant'Arsenio. E con questo è tutto per l'appuntamento di oggi. Grazie per averci seguito. Continuate a restare con noi e a tutti buon proseguimento di giornata.